Mister Zauli, dopo questo test con il Pescara, un Teramo che si rimette in movimento per preparare la gara col Pordenone, come vanno le cose intanto e come va il reintegro di Amadio che è da poco tornato tramite mercato? Sì, noi è una settimana di sosta questa, quindi abbiamo caricato discretamente, non eccessivamente, perché chiaramente tra 9 giorni rigiochiamo, ricomincia il nostro campionato, quindi è una sosta lunga, ma c'è stata una sosta di assolutamente fermi. Questa abbiamo ripreso un po' più con un'intensità importante, quindi abbiamo fatto qualche doppio. Oggi, da ieri, ci hanno organizzato questa partita col Pescara. Per noi è stato un assoluto piacere giocare sempre in una città così, con una squadra di Serie A, quindi per noi è stato un test importante, ma nulla di più. Insomma, noi adesso il nostro obiettivo è solamente quello di arrivare da lunedì, dove prepareremo nei migliori dei modi la partita con Pordenone, perché la classifica parla chiaro, il campionato è difficilissimo, arriverà una delle migliori squadre del campionato e abbiamo assolutamente necessità di fare i punti e di trovare quella continuità che ci permetterebbe, come vogliamo tutti, di evitare i play-out. Non c'è stata nessuna bocciatura su nessuno, è un dato di fatto che la società si aspettava molto di più da tutti noi e quindi la società ha deciso di cambiare tanti volti nuovi, di portare tanti volti nuovi in questo gruppo. Il mercato è lungo e non è semplice, abbiamo cominciato con Amadio, Dorazio che è stato un titolare per tutto il girone d'andata è andato a Cosenza, quindi stiamo cercando di cambiare qualche volto per portare... L'idea è quella un po' più di serenità, un po' più di intraprendenza, che è normale quando le cose vanno male, una squadra può leggermente e inconsciamente perdere. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare una ventata di novità per cercare di fare questo finale di campionato nei migliori di modi per evitare i play-out. Gli attaccanti devono garantire gol, sicuramente, devono garantire pressing, devono garantire corsa, devono essere giocatori ormai nel calcio attuale completi. Quindi noi cercheremo di completare questo reparto offensivo.